L'arte, la comicità, lo spettacolo sposa la solidarietà, questa testimonianza che il nostro è un territorio vocato all'accoglienza non solo turistica ma anche sociale e solidale. L'evento del 6 ottobre, dove io invito tutta la cittadinanza a partecipare, è la cartina di tornasole di questa attività che io, su questa comunità che io mi pregio di poter rappresentare. Grazie al sindaco di San Benedetto e adesso, ladies and gentlemen, il sindaco di Grottammare. Hanno lavorato per preparare un grande spettacolo. Grazie sindaco. No, ma ci mancherebbe. È stato un grande sforzo che è nato dal cuore di Enzo e di Giobbe. Adesso dobbiamo fare tutto noi, nel senso riempire il teatro. Quindi comprate i biglietti, regalateli, comprateli per gli amici, fate in modo che il 6 ottobre il Pala Riviera possa essere unito e gridare a gran voce il loro affetto, l'affetto di tutti per Arquata e per gli altri comuni. Partecipate. Bene, noi non disperderemo il denaro ricevuto, nessuno di noi percepirà una lira e avremo un obiettivo di emergenza insieme al sindaco di Arquata, per cui tutta la comunità San Benedetto, Porto d'Ascoli, Grottammare sarà fiera e orgogliosa di aver contribuito a costruire una cosa che ci dirà il sindaco di Arquata, grazie all'incasso della serata del 6 di ottobre, tutti al Pala Riviera. Io non so, mi esibirò credo in un pezzo nuovo dopo 25 anni, perché ormai tutti gli anni. Quindi balli? Si spoglia? No, volevo fare una cosa tipo il Monopoli. Ah, bene. Burlesque. Il burlesque. Se tu ti metti sui capezzoli delle piastrine con dei nastrini, poi fai bribim, 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 quelli girano. Non lo faccio molto meglio di te. Sì, perché te li metti sulla panza. Va bene, abbiamo detto tutto. Grazie a queste due città che ci hanno accolto e che ci hanno messo a disposizione tutta la loro, a parte la loro professionalità e le loro strutture, anche tutto il loro affetto. Grazie, grazie sindaci. Accorrete gente, accorrete il 6 di ottobre al Pala Riviera, grande serata di solidarietà. Si ride, si canta, si gioisce italiano per fare in modo che risorga un bellissimo paesino italiano qui vicino a noi. E aggiustiamo ombrelli e sistemiamo anche le cucine, donne! Che gente, l'arrotino è in l'ombrellaio, la rotina è l'ombrellaio. Beh, c'è quel signore con la telecamera, già va a chiudere. Ciao ragazzi.